Durante la nostra visita a Doha, ci siamo accorti subito che questo era un progetto del governo che utilizzava il calcio per mettere il Qatar al centro del mondo. Era un progetto di Stato, non era un progetto della Federazione di Calcio. Io non avrei mai pensato che il Qatar avrebbe vinto. Non aveva la tradizione calcistica e il suo report non era dei migliori. Non aveva voti alti. Avrebbero dovuto riorganizzare la città, costruire tutti gli stadi, perché non ne avevano neanche uno, creare hotel per i turisti e per le squadre di calcio. Ma il vero problema sarebbe stato giocare a maggio, giugno e luglio. Ci siamo documentati. Abbiamo stilato un rapporto che è stato inviato ai membri del comitato. Chiunque di loro avrebbe potuto chiamarmi e chiedermi chiarimenti su ogni singolo punto. Non mi hanno chiamato, così ho raggiunto la conclusione che non tutti l'avessero letto. E se a nessuno importava che non si potesse giocare nei mesi estivi, chi si sarebbe interessato delle condizioni dei lavoratori? Non era un problema.